partita termina in questo istante. Signore e signori, questo è il primo incontro che la squadra giapponese vince nel corso della sua tournée europea di preparazione. C'è da sottolineare che il debutto di Hatton è stato davvero brillantissimo e la rappresentativa nipponica ne ha tratto grande giovamento battendo un avversario molto forte, e in questo modo si sono aperte ai nipponici molte possibilità di fare bella figura al campionato mondiale giovanile. Dici davvero? Tieni, mamma, continuo dopo. Ma dove vai? Vediamo. La squadra giovanile giapponese aveva finora riportato solo sconfitte nella sua tournée preparatoria, ma poi il vento è cambiato nel corso della terza partita disputata contro il Bayern. Evidentemente gli asiatici hanno risentito positivamente dell'ingresso di Hatton ed hanno così sconfitto Bravo. I per 3-0. In seguito hanno poi battuto l'Amsterdam per 4-0 e una rappresentativa belga per 3-1. Vieni, caro, c'è olio alla televisione. La squadra di Poggi ha dimostrato grandi capacità tecniche, quindi può ben sperare in un esordio positivo anche al campionato mondiale. Sembra che Olli se la cavi davvero bene. La settimana prossima. Finalmente siamo arrivati a Parigi, la città degli innamorati. Questa è la nostra ultima tappa in Europa. Speriamo di ripartirne vincitori. È arrivato il momento di mostrare le nostre reali capacità. Beh, viste le ultime partite, possiamo ben sperare di farcela. Certo, e questo grazie a te. Cosa? Vedi, se abbiamo preso solo un gol in 3 partite, è stato soprattutto grazie alla tua idea di far giocare Philip come terzino. Oh no! Io penso che dipenda tutto dall'ingresso di Olli. E poi non dobbiamo dimenticare Mark, Philip e Ed Warner. In realtà è il gioco di squadra la nostra forza. Come al solito hai osservato attentamente il gioco dei tuoi compagni. Eh? Sì, in realtà è come se tu scendessi ancora in campo insieme a loro. In effetti è sempre stato il mio sogno quello. Lo so benissimo, ed è per questo che ai mondiali scenderai anche tu in campo con tutti noi. Quindi preparati. Ultima chiamata per il volo Delta 400. Adesso state bene a sentire, ragazzi. La prima partita si giocherà fra 3 giorni, quindi oggi riposatevi e divertitevi, d'accordo? Sì, signore! Scenderò in campo anch'io. Che cosa c'è, Olli? Ti vedo preoccupato. Senti, sai che fine ha fatto Tommy? Sei in pensiero perché Tom non è venuto ad aspettarci all'aeroporto, è così? Io gli ho dato la nostra maglietta, però è vero, non mi è sembrato che fosse molto tranquilla. Come? Voi vi ritroverete a giocare insieme dopo 3 anni di intervallo e senza aver fatto prima neanche un allenamento. Secondo me si preoccupava soprattutto di questo. Ne sei proprio sicuro? Sì, ma sta tranquillo, Tommy non si tirerà indietro. Non aver paura, Tom. Quando sei entrato nella nostra squadra, hai fatto vedere subito di sapertela cavare molto bene con il pallone. E sono certo che insieme faremo ancora grandi cose. Sono passati 3 anni da quando sono venuto in Francia ed anche se non ho mai lasciato il calcio, non mi sono più allenato regolarmente. Non so se sono ancora in grado di giocare con una squadra come la loro. Però mi piacerebbe giocare di nuovo con Olli. Ho deciso, devo mettere alla prova le mie capacità. No, è inutile, non ci vogliono lasciare entrare. Chissà che razza di allenamento staranno facendo. Anche noi dobbiamo lavorare. Ci hanno detto di tornare. Non mi faranno mai entrare. Io non ci conterei troppo. Ciao, Tommy. Jean. Dai, vieni con noi se vuoi assistere agli allenamenti, forza. Ecco, di qua. Su, sbrigati. Stanno giocando. È una partita di allenamento. Sai chi è il loro avversario?
quelli sono dei professionisti. È il Paris Saint-Germain. Allora è per questo che non fanno entrare nessuno. Ecco Pierre. Sì, e per allenarsi sta giocando addirittura contro una squadra di Serie A. Bel passaggio. Accidenti. Peccato, hanno sprecato davvero una bella occasione. Comunque sono bravi. Considera che giocavano contro dei professionisti. Per me la Francia ha tutte le carte in regola per vincere la Coppa del Mondo giovanile. Ma dove vai? Coraggio! Cercate di fermarmi se ci riuscite! Eh? Ah! Ma chi è quello? Non l'ho mai visto in giro. Coraggio, ragazzi! Toglietegli la palla! Va sì, bene. Ehi, guardate! Tom ha sfidato la nazionale francese da solo! Se porterò a termine questa azione, giocherò nella squadra giapponese! No! Ah! Bravo Tom, continua così! Non ce la faccio a superarlo da solo! Da questa parte! Passami la palla, svelto! Hai tardato troppo! Via! Ci siamo! Gol! Ce l'ho fatta a segnare! Ciao, Tom! Ti chiedo scusa se vi ho interrotto l'allenamento. No, avrei fatto anch'io la stessa cosa. Volevo conoscere le mie reali capacità attuali. E allora? Diciamo che finiremo il discorso durante la Coppa del Mondo giovanile. Va benissimo, la prossima volta ci incontreremo in campo allora. E dimmi, quello lì chi è? Eh? Ma dove è andato? Tu lo conosci? No. Non l'ho mai visto prima di oggi. Sembravano tutti molto stanchi a tavola, non credi? Vedo che non c'è più nessuno in giro. Sì, hanno bisogno anche loro di riposarsi. Ci vediamo domani. Ciao. Non avevo voglia di rimanere in camera. Accidenti, la Torre Eiffel. Com'è grande. Sembra quasi che tocchi il sole. Ciao Tom. Ciao Holly. Come stai? Mi sembra quasi vero. Avevo tanta quando siete arrivati. Non ci posso ancora credere, che bello. Sono contentissimo. Mi riconoscete? Sono Tom Becker. Ciao! Ecco il grande Tom Becker! Adesso iniziamo l'allenamento, coraggio! Sì, sì, signore! Formerete delle coppie che faranno due passaggi fra loro e poi tireranno in porta. Inizieranno Holly e Tommy. Sì, sì, signore! Che bello, giocherò con Tom. Finalmente! Adesso tornerà tutto come una volta. Avanti, Tom! Forza, andiamo! Ah.
si ritrovano ad occhi chiusi, come se avessero sempre giocato insieme. Sì, è incredibile, eppure sono 3 anni che non si vedono, ma ci pensate. Tieni, Tom, è l'ultimo passaggio. Ah! Ah, bel colpo di testa, sei stato grande. Merito del tuo passaggio, Holly. Bravi tutti e due. La squadra ha trovato di nuovo la sua coppia d'oro.